Amici 23, Classe Piena di, Amici di VIP, Scoppia la Polemica. La prima puntata della nuova edizione di Amici ha visto l'entrata di diversi alifi, Amici di, la Polemica Social. E ufficialmente iniziata una nuova edizione di Amici. Domenica, 24 September, e finalmente andata in onda su canale 5 la prima puntata del talent show, tornato dopo la pausa estiva. Alla conduiwan, ovviamente, e tornata la padrona di Casa Maria de Filippi, c'è per location haskelto un look sportivo, accompagnato l'outfit con delle scarpe ginice. In studio, erano presenti i 6 professori di Quesediwan. La cattedra di Amici ha visto il ritorno di un volto molto amato dai fan del programma, ovvero Anna Pettinelli, che ha preso il posto di Arisa. Nel corso della puntata, è stata formata la classe di questa 23esima edizione di Amici. Uno ad uno, diversi cantanti e ballerini si sono esibiti davanti ai professori, con la speranza di poter ricevere la famigerata maglia. A consegnare queste magli sono stati diversi ospiti, J-Ax, Angelina Mango, Cristiano Margioglio, Annalisa, Stash, Ciro Immobile, Tananai, Stash Day, The Color e Francesco Arca. In tutto, sono riusciti ad entrare nella scuola 11 cantanti e 9 ballerini. Tuttavia, alcuni di loro non erano propriamente scosciuti. Diversi alifi, infatti, avevano già delle conoscenze all'interno del programma o del mondo dello spettacolo. Una su tutti la ballerina Chiara Porcianello, Skelta da Emanuello. La danzatrice e la storica migliore amica di Giulia Stabil, con la quale ha frequentato la stessa accademia di danza. In realtà, questo non è il primo anno che la Giovane prova ad entrare nella scuola, bensì è da tempo che Chiara cerca tramite sfide e provini di realizzare il suo sogno di far parte del talent show e seguir le orme della fidata amica. Nonostante ciò, il suo ingresso ha dato molto da parlare e alcuni si sono lamentati della sua partecipazione. Non solo, anche un altro allievo e un grande amico di un ex volto del programma. Si tratta del ballerino Dustin, Contesso da Alessandra Celentano et Emanuello. Il Giovane, infatti, ha una grande amicizia con Isobel, arrivata quarta lo scorso anno, non c'è pupila proprio della Celentano. Inoltre, nel corso delle audizioni, Raimondo Todaro ha confessato di conoscere già da tempo diversi ragazzi, come la ballerina Maria Sol o il danzator Nicolas, con il quale avrebbe amici in comune. Infin, è diventato ufficialmente un concorrente di Amici anche il cantante Holden, al secolo Jacopo Carta, figlio di Paolo Carta, ovvero il marito di Laura Pausini. Insomma, la lista degli alifi, Amici di, è abbastanza lunga e la cosa non sembra piacere affatto al pubblico. Sui social, infatti, in tanti hanno manifestato il desiderio di voler conoscere personaggi totalmente nuovi ed estranei a questo mondo, proprio come accadeva gli anni passati.